Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti alla terza, ultima giornata del Festival del Futuro, o come potremmo ribattezzarla, della Verona Future Marathon, perché sono stati veramente due giorni intensissimi e anche oggi sarà molto, molto, molto denso di cose interessantissime, credo. Vi do qualche numero: abbiamo avuto fino adesso quasi 100 speaker che si sono alternati su questo palco o nel, diciamo nel mini palco del Future Arena dove si servono gli startup spritz. Abbiamo avuto quasi 800.000 visualizzazioni fino a ieri sul sito su cui viene trasmesso il Festival del Futuro, quindi quello appunto dello stesso festival, delle testate del gruppo editoriale Atesis e del nostro media partner ansa.it. E non è chiaramente solo quantità, ma grande qualità, credo che questo ce lo riconoscono un po' tutti. Vorrei qua ringraziare il nostro direttore scientifico Enrico Sassun, che è qua in sala con noi e che poi oggi guiderà alcune delle sessioni. Enrico è il direttore di Harvard Business Review, che è il marchio di garanzia di questa iniziativa che è arrivata al suo terzo anno. La tecnologia è stata la protagonista della prima giornata come l'abilitatore del futuro. Ieri credo abbiamo parlato più di contesti, cioè soprattutto di quelle dimensioni in cui il futuro si sta succedendo e delle trasformazioni che stanno avvenendo. Abbiamo parlato di globalizzazione, di come il ruolo dell'Europa sta cambiando, abbiamo parlato di scenari geopolitici, abbiamo parlato di scambi commerciali, abbiamo parlato dei mercati finanziari, abbiamo parlato della mobilità delle smart city, quindi diciamo tutti i contesti in cui il futuro sta avvenendo. E abbiamo parlato molto anche del mondo del lavoro e proprio dal tema del lavoro ripartiremo oggi con un panel sulla formazione. Prima di introdurre il chairman di questo primo panel della giornata, un breve appetizer preview di quello che sarà la giornata di oggi. Le parole chiave sono appunto lavoro e formazione, qualità delle materie prime e food, un tema diciamo fondamentale, sostenibilità, parola chiave centrale, stili di vita e poi e naturalmente clima, cambiamento climatico. Per chiudere con il ministro Giovannini che svolgerà le conclusioni di questa terza, ultima giornata del Festival del Futuro. Quindi a questo punto invito sul palco Maurizio Milan, che è il presidente dell'Associazione Italiana Formatori, che ci guiderà su questo tema. Prego, buongiorno, non buongiorno possiamo darci la mano, e che ci guiderà su questo tema chiave, quanto mai adesso, del quali skills sono necessarie per affrontare il futuro, un tema che tutte le aziende stanno vivendo. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dottor Montan, volevo anch'io complimentarmi con il dottor Sassun perché sono tre giornate molto intense, un festival che entra, come ricordava il dottor Montan, entro le grandi transizioni che il nostro paese e noi tutti stiamo vivendo. Si è parlato molto di tecnologia, si è parlato molto anche di geopolitica, affrontando questi temi in maniera molto ampia. Dicevamo cambiamento, dottor Montan evidenziava sul tema people, evidenziava il tema del cambiamento, un cambiamento che dal nostro punto di vista è radicale, imprevedibile, inspiegabile, a cui anche questo festival sta cercando di dare delle spiegazioni e che ha inciso in maniera molto forte sul nostro modo di essere e di vivere. Ha trasformato e sta trasformando aspetti professionali, ovviamente oggi ne parleremo lungamente con le persone che saranno qui con me a questa tavola rotonda, aspetti educativi, e qui entra molto la transizione che la scuola sta vivendo in Europa e in particolar modo affronterà i cambiamenti epocali nel nostro paese, ma anche i concetti di cittadinanza attiva. Anche qui ieri abbiamo toccato in questo festival vari punti su questo elemento. Dicevo grandi transizioni che vanno dall'introduzione che la tecnologia ha spinto in questi anni, dall'intelligenza artificiale a cloud robotics, a blockchain, a realtà aumentata, insomma stiamo vivendo, come si diceva, in una dimensione diversa, dimensione che ha rotto degli schemi e che sta cambiando il nostro modo, dicevo, di essere. E qui l'elemento della maggiore consapevolezza, l'elemento, se volete, della maggiore abilità, ma anche
di un atteggiamento mentale innovativo e sono i tre punti cardine. Sopra questi tre punti cardine ovviamente c'è il tema della formazione, c'è il tema delle skill, che è il punto di questa tavola rotonda. Invito quindi a raggiungere il panel la dottoressa Robotti, che è l'amministratrice unica di Learning Age, Pierangelo Scapini, responsabile di risorse umane e organizzazione di Poste Italiane, Andrea Laudadio, responsabile in ambito Human Resources Team Academy, Cesare Onestini, che è il direttore di European Training Foundation, e Elvio Mauri, il direttore generale di Fondo Impresa. Invito a dottoressa Robotti a sedersi, dottor Onestini, e partirei proprio dalla dottoressa Robotti, che, dicevo, amministratrice unica di Learning Age, ma nella biografia, nel CV della dottoressa Robotti, a me ha colpito molto anche l'elemento molto attento al terzo settore. So che è presidente di un paio di no profit che affrontano i temi dell'inclusione, oltre al tema della gender diversity, quindi volevo complimentarmi. Tra l'altro non ho detto in apertura che le persone che sono qui con noi oggi hanno comunque una doppia anima, un'anima professionale molto importante, come vedremo, ma un'anima anche accademica. Se lo voti insegna a San Raffaele, come gli altri panelisti, e anche molto attenta a ciò che avviene nella società. Lei è autrice di un splendido articolo che è contenuto proprio nei trend, nei macro trend 21-22 della Business Review, e intitolato da New Normal al Never Normal. Anche qui si potrebbe aprire un ulteriore dibattito. A me ha colpito molto del suo punto di vista, del suo articolo, del suo saggio, il tema dell'atteggiamento da teenager che lei riportava in questo articolo e il tema della restartability. Quindi le chiedo di affrontare questi due temi partendo però da un elemento aggiuntivo, cioè come vede lei il cambiamento delle competenze per gli individui e per le organizzazioni? Grazie. Per parlare di competenze del futuro bisogna avere una visione del futuro, e quindi dirò brevemente come la vedo. La prima cosa che vedo è che andiamo incontro a una forza lavoro ibrida fatta di esseri umani e di macchine sempre più intelligenti, che eroderanno i nostri spazi, sospingendoci, io credo, verso la riserva indiana di quelle competenze che le macchine non riescono ancora a riprodurre, no? Quindi quelle su cui noi abbiamo un solido vantaggio, che sono per esempio le competenze legate alla creatività, alle competenze sociali, competenze emotive, la capacità di affrontare eventi imprevisti, la capacità di dare significato, la capacità di motivare. Ecco, tutte queste cose credo che saranno tra le competenze del futuro degli umani su cui puntare. Seconda considerazione che faccio riguardo al futuro, l'accelerazione tecnologica che abbiamo vissuto non accenna a rallentare, anzi forse stiamo per entrare nella famosa seconda metà della scacchiera, e questo vuol dire che le competenze tecniche tendono ad avere un'emivita sempre più breve e di conseguenza a perdere di valore per rapporto invece alla capacità di apprendere che è diventata più complessa, in quanto evidentemente c'è molto più sapere, più difficile fare una sintesi, più difficile selezionare. Quindi le competenze tecniche sono un po' come il pesce, mentre la capacità di apprendere un po' come la canna da pesca, e quindi direi che conviene puntare su quest'ultima. Un'ulteriore considerazione riguarda il fatto che sempre più lavoreremo in team fatti di persone diverse. Una volta il talento era abbastanza omogeneo, veniva da certe università, aveva magari un certo colore della pelle, e adesso invece è un talento molto diverso. Quindi chi gestisce il talento deve saper gestire talenti diversi e deve saper includere per poter poi utilizzare al meglio le persone. Quindi questa è un'altra competenza su cui puntare. Poi c'è tutto il tema del self-management, cosiddetto l'autogestione.
Perché? Perché viviamo in un mondo molto VUCA, molto ricco di distrazioni, all'interno del quale bisogna essere in grado di gestire la propria attenzione, le proprie priorità, organizzarsi, gestire le proprie emozioni, e quindi questa direi che è un'altra area che diventerà sempre più importante. E poi c'è, come hai citato, il tema dei nuovi inizi. Il lavoro è diventato una specie di bersaglio mobile con cui si gioca a rimpiattino. Quando io ho iniziato a lavorare, le carriere scorrevano su dei binari più o meno rettilinei, poi abbiamo visto i binari dell'otto volante, adesso abbiamo dei binari che a un certo punto arrivano, lì si fermano e bisogna spostarsi anche parecchio distanti per salire su un altro binario che magari è breve, ha un tratto breve. Lo storico Harari dice che ogni 10 anni noi dovremmo cambiare carriera, non lavoro, e questo è molto impegnativo non solo dal punto di vista delle capacità cognitive, del reskilling, ma è anche molto impegnativo dal punto di vista psicologico. Quasi questo secondo aspetto rischia di essere quello che poi crea dei problemi a tutto il resto. E quindi quella che io chiamo restartability, la capacità di ricominciare in maniera naturale più volte nella vita, è secondo me una delle competenze da apprendere. Fortunatamente si può apprendere, si può allenare, ed è certamente qualcosa che nel contesto a cui andiamo incontro proprio sarà fondamentale. E quindi questo è un po' per rispondere sulla restartability. Per quanto riguarda i teenager, quello che io suggerisco è di avere nei confronti delle tecnologie l'atteggiamento che stereotipicamente attribuiamo ai teenager, che prendono in mano un device che non conoscono, ci giocano un po' e capiscono come funziona. Perché? Perché queste tecnologie cambiano in maniera talmente rapida che è impensabile ogni volta, come dire, fare il corso. Quello è un modello abbastanza vecchio, e quindi bisognerà che uno superi le proprie reticenze e prenda in mano gli strumenti e le tecnologie, impari a utilizzarli. Grazie Odile, quindi aspetti psicologici, ma anche aspetti, mi viene da dire, molto tecnici nell'affrontare quello che avverrà nei prossimi mesi, anzi nelle prossime settimane. Entrando un po' più nel dettaglio, vorrei chiamare il dottor Scappini, Pierangelo Scappini, che come evidenziavo è direttore HR e organizzazione, diciamo, di Poste Italiane. Ha avuto in passato un'esperienza importante su grandi gruppi in Italia e all'estero, oltre ad essere stato amministratore delegato di varie aziende del gruppo Poste. E al dottor Scappini proprio volevo porre l'accento e chiedere qual è il suo punto di vista sul tema delle competenze, così come l'autoressa Roboti le ha evidenziate, quindi questo duplice aspetto più psicologico e più tecnico, visto che lei è a capo di un'organizzazione molto importante per il sistema paese, ma anche molto complessa in termini numerici. Grazie per la domanda. Allora, noi abbiamo un approccio problematico, direi, che non vuol dire farsi paralizzare dal dubbio, ma semplicemente prendere consapevolezza che abbiamo a che fare con un concetto complesso, pieno di interdipendenze molto delicate. Del resto, tutti lo sappiamo, è un costrutto che nasce nel 70, da lì poi c'è stata tanta letteratura, non sempre di altissimo livello. Fatto sta che ha un impatto forte non soltanto da noi, cioè nel mondo organizzativo del lavoro e del management, ma anche sulle scienze dell'educazione, sull'apprendimento. E quindi è un concetto necessariamente complesso, niente affatto neutro, stratificato, controverso. Ecco perché dico che l'approccio è problematico. Se uno pensa soltanto alla valenza polisemica del termine, no?
che si differenzia quando si entra sul numero, cioè singolare plurale, dove al singolare competenza mette in risalto un modo di pensare, di agire, mentre al plurale si tratta di caratteristiche più o meno censite, già lì si rende conto di quanto sia una materia sfuggente. Allora, intanto per dare un riferimento senza essere troppo originali, noi come competenze prendiamo a riferimento per l'appunto la definizione dell'Unione Europea sulle qualifiche professionali, cioè combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto, situati nel contesto. Ecco, sottolineerei l'ultima frase, l'ultimo pezzo della frase. E quindi, cominciando con questi, con le nostre posizioni, allora, la prima è che si tratta di una risorsa individuale e collettiva, e l'individuale e il collettivo si devono parlare, e nel parlarsi bisogna considerare bene il confine tra autonomia e controllo, perché anche fare degli skill assessment ex ante significa forse tarpare le ali a competenze che nascono già come trasformative. Sono stock di processi, di oggetti anche esterni, che però hanno un fortissimo impatto culturale, e quindi pretenderle di analizzarle, valutarle, formarle in vitro, a prescindere dal contesto, rischia di essere molto limitante. Un altro punto, un pochino non polemico, spero costruttivo, è questo: è assolutamente necessaria una maggiore integrazione tra mondo professionale e mondo accademico, dove noi nel mondo professionale dobbiamo completare un paio di emancipazioni. L'emancipazione prima di tutto da residui di modelli fordisti, e su questo devo dire che si è piuttosto avanti, e affrancarsi dalla concentrazione nella formazione di una concentrazione sui saperi trasmissivi, perché questo rischia di essere fortemente limitante, almeno a mio avviso. Sul mondo accademico devo dire, e posso rispondere anche a critiche, che trovo non convincente questa pletora di discipline e sottodiscipline, senza andare a guardare l'orizzontalità, la ricomposizione delle competenze. Il fatto che questo sapere frammentario di discipline verticali a livello universitario non è un buon viatico per affrontare il contesto. Le competenze hanno una natura plurifattoriale, quindi sono una combinazione di fattori, e il loro dosaggio dipende dall'output atteso, quindi lo sforzo addizionale che noi aziende dobbiamo fare, senza forme surrettizie di eterodeterminazione, ma di corretta e coerente finalizzazione, è quello di definire gli output. Un'altra cosa, e riprendo anche l'intervento importante di cui condivido tutto, l'intervento che mi ha preceduto, la gara tra quale sia la competenza più importante è una gara forse non del tutto utile. Certamente ci sono competenze importanti nel contingente, ma forse più che fare una classifica occorre dire due cose. La prima è che è più importante il mix delle competenze, e la seconda, è stato segnalato prima, la grande rilevanza delle competenze soft, perché se no si ha un ordito senza una trama, si hanno dei verticali senza un orizzontale, e viene quindi deprivata della propria potenzialità il tessuto, che fuori di metafora è la condensazione di esperienze e conoscenze delle persone. Il lavoro, c'è un libro appena uscito che si intitola così, è soprattutto lavoro dello spirito. Lavoro sta diventando lavoro dello spirito, quindi un lavoro sulla relazione. Bene, se questo è vero, ed è vero, le aziende si devono fare carico non soltanto di sviluppare la capacità professionale delle persone, ma si devono occupare della formazione della persona, cioè non è soltanto un lifelong learning, è anche un life-wide learning che riguarda prima di tutto la persona, e anche questa responsabilità è in carico all'azienda, ed è una responsabilità che
credo che sia stato già detto prima, riguarda in modo particolare le competenze soft, sia quelle cognitive, il discernimento, sia quelle relazionali, collaborazione, negoziazione di codici intersoggettivi. Sulla formazione, ecco, che cosa vuol dire? Vuol dire due cose, secondo me. La prima è che nella polarità sapere e saper fare, per valorizzare le competenze bisogna privilegiare il saper fare. Ma non basta, siccome abbiamo parlato di complessità, di cambiamento del contesto, la formazione si deve far carico di intervenire sul saper essere e sul saper diventare. Questo riguarda anche il mondo digitale, è stato citato prima. Noi privilegiamo una crescita del mindset, il che vuol dire soffermarci di più sulle applicazioni piuttosto che sull'uso del digitale. Un digitale che però deve essere visto anche da un punto di vista organizzativo. A nostro avviso i meccanismi di sostituzione riguarderanno ovviamente i lavori più ripetitivi e il transazionale, ma la sostituzione del digitale al task non vuol dire sostituzione al job. Il job è fatto da più task, quindi noi abbiamo un onere importantissimo di riconfigurazione continua dei job, proprio perché la sostituzione del digitale investe il task, ma non il job nella sua totalità. A questo proposito, un'ultima annotazione sulle competenze. Ecco, non ci dimentichiamo le competenze nei lavori cosiddetti low level, perché anche in quei lavori c'è bisogno, oggi si parla tanto di resilienza, che è un termine che francamente non mi convince. Parliamo di irrobustimento, parliamo di capacità di agire in modo non meccanico, ma intelligente, anche a fronte di rilevante fatica fisica. Capacità linguistiche necessarie per la comprensione e la decodifica delle informazioni, capacità di trasferire il proprio sapere da un'attività a un'altra. Non è che le competenze sono solo un tema cool soltanto per professioni iperqualificate. Sulla formazione, anche qui senza spenderci troppo tempo, occorre avere una teoria del soggetto. Ora, ipersemplificando, tra l'approccio cognitivista e comportamentista, noi preferiamo, e lo semplifico forse troppo, un approccio socio-costruttivista, e cioè un approccio che sottolinei che le competenze sono qualcosa che si confronta con la dimensione pragmatica della realtà situata nel contesto e con la dimensione relazionale della pratica, e cioè nel confronto nasce la relazione e viene generato il valore. Una formazione che non è trasmissiva di conoscenze e competenze, l'ho detto prima, ma è una formazione tutta di sviluppo e di autosviluppo. E autosviluppo vuol dire focalizzarsi sull'experience, vuol dire semplificare l'employee experience, che però non è semplificare il touch point dell'experience, significa semplificare a monte processi e procedure, perché sennò si fa soltanto una piccola cosa decontestualizzata. Significa agire sui tools. Noi privilegiamo tools orientati sul gaming per superare i silos e tools di flipped classroom, proprio perché l'aula non deve essere il sage on stage, cioè l'accademico che fa una lezione cattedratica, ma deve essere un momento di verifica puntuale di quello che si è appreso a monte. Operativamente, su che cosa stiamo facendo in Poste? Grande focus sul job crafting, grande focus sull'open learning, e quindi sui meccanismi di autosviluppo, di autoresponsabilizzazione sul proprio sviluppo e in particolare sulla propria efficacia, privilegiare il più possibile situazioni di formazione immersi. Grazie dottor Scappini anche per averci portato dentro, diciamo, la complessità di un'organizzazione come Poste e per aver riportato al centro, mi sembra di cogliere, una dimensione che lascia comunque alla persona una realizzazione a 360 gradi.
Proseguendo questa, diciamo, carrellata di questa mattina, vorrei chiamare il dottor Laudadio, che è il responsabile, come evidenziavo, di Team Academy, ma Andrea Laudadio è anche docente di psicologia del lavoro attualmente all'Università Europea, precedentemente a Roma 3. So che sulla tematica della complessità e sulla tematica delle competenze il dottor Laudadio ha lavorato tanto in questi anni, ha lavorato anche in forma sperimentale, anche in team ci troviamo di fronte a una realtà complessa per numeri, ma mi lasci dire anche complessa in termini di tecnologia, essendo poi il primo player italiano sulla connessione, sulla connettività. Volevo chiedere appunto al dottor Laudadio come vede l'evoluzione anche dal suo punto di vista delle competenze e se in particolar modo su queste c'è un ambito, un aspetto su cui sta lavorando come Team Academy. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte le persone collegate. L'intervento precedente è stato splendido perché ha centrato il tema del cosa. Posso provare a concentrare il mio intervento invece sul tema del come, cioè provare a raccontare quello che stiamo facendo per far sì che quel cosa che è stato splendidamente descritto prima di me possa in qualche modo avvicinarsi a realtà. Team in questo momento è uno splendido laboratorio di formazione, perché noi siamo passati da un'erogazione ante pandemia di circa 400.000 ore di formazione, siamo quest'anno a circa 4 milioni e 2 di ore di formazione erogate. Questo ha fatto sì che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle una grandissima accelerazione della formazione, in parte dovuta anche a un supporto importante che è stato il Fondo Nuove Competenze, che ci ha consentito di ragionare su quello che è il vero costo della formazione, cioè il costo del lavoro delle persone che sono impegnate all'interno del processo formativo. Con questa esplosione della formazione, cioè aver fatto il per 10 al carico di alla durata delle esperienze formative, noi abbiamo cominciato a registrare alcuni fenomeni che troviamo di interesse e in qualche modo, secondo me, sono anticipatori di quello che molte organizzazioni vivranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Noi ci siamo accorti che alla fine, facendo delle analisi individuali e collettive sul perché facciamo formazione, quindi dal come mi permetto di spostarmi un attimo prima sul perché, noi abbiamo identificato che alla fine si può fare sintesi sul perché si fa formazione su due grandi assi. Un asse è quello della performance organizzativa e un altro asse è quello dell'employability individuale. Quindi essenzialmente diciamo che il 97-98% della formazione che noi facciamo viene fatta per questi due motivi. Attualmente con un forte sbilanciamento sulla performance, che è più che comprensibile, essendo formazione che viene finanziata dall'azienda. Dall'altra parte c'è questo grande interesse da parte delle persone per ricevere invece formazione che incrementi significativamente l'employability. Se le colloco su due assi, ho l'asse dell'employability e l'asse della performance, e lì riesco a collocare grosso modo quasi tutta la formazione che erogo in azienda. Avrò delle esperienze più spostate su un asse, avrò delle esperienze più spostate su un altro asse. A questo punto però se lo fate nei vostri contesti organizzativi, vi accorgete che se aggiungete un colore, se cominciate a colorare queste attività, il come cambia radicalmente, perché la formazione centrata sull'employability delle persone risponde a quello che ormai quasi tutti chiamano come modello Netflix della formazione, e dall'altra parte tutto quello che risponde al modello della performance è grosso modo assimilabile a quello che noi chiamiamo il modello scuola. Quindi abbiamo da una parte il modello scuola, dove la formazione è massiva, centrata sulla prestazione, pianificata a monte, molto attenta ai costi, attenta ad alcuni aspetti organizzativi, ma essenzialmente guidata. E dall'altra parte invece abbiamo il modello Netflix, che è completamente diverso, perché è individuale, centrata sulla carriera, soggettiva, libera, molto centrata sull'alta qualità, singola e in qualche modo autonoma.
Questi due mondi, quando provo a usare questa metafora, li vediamo nella loro forza, nella loro divergenza. Se io vi dicessi che questa sera, seguendo il modello scuola, tutti quanti vedremo Squid Games in TV. È una cosa raccapricciante. Allo stesso modo, se sposto il modello Netflix nel modello scuola, se io dovessi entrare in un'aula e dovessi dire ognuno oggi farà quello che vorrà, ci accorgeremo di quanto questo modello è fallimentare. Il problema è che quando noi facciamo le somministrazioni sul gradimento, oggi sperimentiamo che un 20% del gradimento me lo fa il modello. Cioè, se io erogo formazione con il modello Netflix, ho un più 20% di soddisfazione. Se lo erogo con il modello scuola, ho un meno 20. Perché le persone sperimentano quotidianamente la libertà, la piacevolezza che il modello Netflix gli comporta, tanto che quando andiamo a fare un'analisi di dettaglio sulle motivazioni di qualche critica nel percorso formativo, una delle cose che ormai emerge in maniera molto forte nei focus group è: non era calibrata su di me, non era calibrata esattamente sulle mie esigenze, non è arrivata nel momento giusto, non era della qualità video audio che mi aspettavo. Quindi, siccome viviamo in un mondo dove Netflix ha un peso significativo, ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo fare i conti con il modello Netflix. In più, dentro Team stiamo facendo una riflessione molto forte sul fatto che noi troviamo paternalistica la formazione che abbiamo erogato fino adesso. Che cosa intendo per paternalistica? Noi viviamo in un sistema culturale all'interno del quale riteniamo che le persone non siano in grado di auto-organizzarsi la formazione. Questo è il motivo per cui qualcuno mi paga lo stipendio, cioè il grosso del mio lavoro è organizzare la formazione per 40.000 persone. Lo facciamo secondo un pregiudizio, che è quello che le persone, uno, non sceglierebbero la cosa giusta per loro, due, non sarebbero in grado poi di farla, frequentarla o organizzarla. Perché sono abbastanza sicuro che noi pensiamo questo? Perché altrimenti si potrebbe fare si potrebbe attuare una formula molto semplice, che è quella di prendere il budget della formazione di Team, dividerlo per il numero di dipendenti, dare un voucher a ciascun dipendente e dire: adesso fai tu la cosa giusta. Siccome invece noi proveniamo da un modello scuola fortemente paternalistico, noi riteniamo che le persone non siano mai o quasi mai in grado di fare la scelta formativa giusta. Io non lo so se è giusto andare nella direzione scuola o se è giusto abbandonare la direzione scuola e andare nella direzione Netflix, ma noi dall'anno prossimo in Team proveremo a fare una sperimentazione. Questa sperimentazione è quella di andare incontro a un mix all'interno del quale ci continueremo ad occupare con il modello scuola di un 60% della formazione, ma il restante 40% stiamo pensando di erogarlo attraverso un modello libero. Per poter andare sul modello libero stiamo provando a fare un decommissioning della formazione e stiamo smontando il secondo pezzo. Il primo pezzo è quello del paternalismo, il secondo pezzo è quello che la formazione aziendale è gratuita. Io penso che tutti quanti siamo d'accordo che niente di gratis ci piace, noi non valorizziamo nulla, è la scarsità che rende qualcosa di valore. Mentre all'interno delle organizzazioni la formazione è di solito gratuita. Noi non pensiamo di farla pagare ai dipendenti, ma pensiamo di introdurre un sistema a punti attraverso il quale le persone possono spendere il loro wallet, il loro budget formativo all'interno di un catalogo, e all'interno del catalogo speriamo di riuscire a bilanciare le diverse qualità, i diversi valori che hanno i percorsi formativi. Quindi noi stiamo acquisendo in questa fase diversi prodotti formativi che speriamo di poter mettere in pista da marzo in poi. Questi percorsi formativi verranno offerti ai lavoratori. I lavoratori avranno la possibilità di incrementare il loro portafoglio se frequentano e portano a compimento i loro corsi. Questo lo segnalo, mi viene spesso criticato come un subeffetto del mio paternalismo malcelato. In questo modo noi speriamo che le persone si accorgano di due cose: uno, che la formazione ha un valore e quindi non te la do gratis, non puoi fare tutto, non puoi provare tutto, ma devi scegliere quello che vuoi fare, e non è detto che il tuo portafoglio ti basti per frequentare tutto quello che tu vuoi fare.
Due, ti dà un valore diverso agli interventi diversi che tu utilizzi. La dico questa cosa perché spesso nei questionari di valutazione noi ci accorgiamo che le persone non tengono conto del valore del percorso formativo che hanno fatto o del costo che il percorso formativo del corso formativo del quale hanno beneficiato. Cioè loro valutano McDonald's e il ristorante Pipero sulla stessa scala, invece sono due cose diverse che andrebbero valutate in due modi diversi. Per chiudere, l'ultima nota che volevo fare, e invece apprezzavo tantissimo quello che è stato detto prima di me sul fatto che non ha senso dire qual è la competenza che pesa di più, qual è la competenza, ma ha senso secondo me dire intorno a quale competenza tu stai costruendo la tua cultura formativa. Cioè ha senso dire, guarda, io ti dichiaro che questa è la competenza dove noi pensiamo di investire. Non lo facciamo perché pensiamo che sia la competenza principe o la competenza regina, ma perché mi serve per fare uno storytelling integrato, cioè mi serve a semplificare, perché ogni volta che sento degli interventi sulle competenze mi accorgo che rispetto al giorno prima la cosa sta diventando il 10% più complicata, e mentre noi addetti ai lavori ci muoviamo abbastanza bene, ci piace questa cosa, anzi più complessità aumentiamo, più è difficile che mi tolgano dalla mia posizione, quindi mi piace questa roba qua, dall'altra parte io guardo i miei tecnici on field, gli operatori del customer care, che mi guardano un po' basiti quando io comincio a parlare dei dettagli delle singole competenze. E quindi noi abbiamo deciso per i prossimi anni di puntare su una competenza che ci appartiene, che è quella dell'inclusione. Abbiamo scelto l'inclusione perché riteniamo che TIM negli ultimi 100 anni abbia fatto tanto per l'inclusione di questo paese, l'ha fatto perché connettere le persone è secondo noi la vera metafora dell'inclusione, quindi ci sentiamo vicini a questa variabile, a questa dimensione dell'inclusione, e la decliniamo in due modi. Il primo, valoriale, etico e in qualche modo ispirazionale, cioè non lasciare indietro le persone, non abbandonare, utilizzare tutte le risorse del tuo gruppo di lavoro. Una cosa che dico sempre è molto spesso, noi abbiamo letto in passato una frase sbagliatissima che diceva che noi usiamo solo il 10% del nostro cervello. Chi ha studiato un po' di neurofisiologia sa che assolutamente non è vero, però secondo me è vero che noi usiamo il 10% dei nostri gruppi di lavoro. E lo facciamo perché non includiamo al massimo le persone in un'epoca storica in cui solo l'inclusione delle persone ci può salvare, perché andiamo incontro a un mondo sempre più complesso e la complessità per essere risolta ha bisogno di soluzioni altrettanto complesse, le soluzioni complesse hanno bisogno di punti di vista diversi, i punti di vista diversi hanno bisogno di persone con un tasso di diversità molto, molto alta. Io quello che critico molto spesso nella mia organizzazione è che le persone costruiscono dei gruppi ad immagine e somiglianza del leader del gruppo, quindi riverberano quelle competenze. È per questo che la competenza ha anche un aspetto negativo, quando i gruppi ti dicono quali sono le soft skills che vorrebbero all'interno del proprio gruppo. Noi cerchiamo di demolire questa impostazione dicendo probabilmente queste ce l'hai già, cioè queste al 70% ce l'hai già nell'altro gruppo, vatti a prendere quelle che non hai, perché saranno quelle che ti salveranno. E l'altra dimensione dell'inclusione che ci piace molto invece è quella del sapersi integrare, perché in questo momento, in un'epoca storica abbastanza complessa, non devo sottovalutare quanto è doveroso integrarmi all'interno dei gruppi. Quindi da una parte voglio aiutare le persone ad integrarsi, dall'altra parte voglio spingere le persone a migliorare la loro integrazione. Su questo molti degli ospiti che ci sono oggi stanno partecipando con noi a un progetto che è la sintesi di questa nostra volontà, si chiama 4 Weeks for Inclusion, l'abbiamo realizzato insieme a Poste, c'è anche Fondi Impresa, ma c'è anche Enel, Ferrovie, è un progetto in cui l'inclusione è espressa dal fatto che abbiamo incluso 200 aziende in questo progetto, lunedì lo concluderemo, abbiamo avuto oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni, un numero pazzesco, 500.000 partecipanti, e per 4 settimane abbiamo raccontato diversi modi di vedere l'inclusione, quindi Google ha raccontato il suo, Netflix ha raccontato il suo, Poste ha raccontato il suo, Ferrovie ha raccontato il suo, ogni azienda ha raccontato il suo e ne siamo usciti tutti quanti più ricchi, e io penso che sarà questo il nuovo modello della formazione nel quale magari si parla un po' di meno ma si ascolta tanto di più. Grazie al tuo addio perché ci ha portato all'interno della complessità anche qui di un'organizzazione come TIM, ci ha evidenziato, ci ha dato un po' anche un'anteprima di quello che sarà l'approccio di TIM rispetto al tema delle competenze in un futuro
prossimo, cioè molto 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 vicino, e ci ha evidenziato anche un tema importante come il tema dell'inclusione, che è uno dei must, se vogliamo, per affrontare la complessità. Vorrei chiamare il dottor Mauri, che è il direttore generale di Fondo Impresa. Fondo Impresa è il primo fondo del nostro paese che finanzia la formazione nelle aziende, e vorrei chiedere al dottor Mauri, che è stato anche amministratore delegato in passato di alcune società di consulenza formativa per Confindustria, oltre ad aver avuto dei ruoli anche confindustriali. Volevo chiedere proprio al dottor Mauri, noi abbiamo appena sentito da due grandi testimonianze dei due pilastri dell'economia italiana, come Poste e TIM, come si svolge la formazione, quali sono le competenze. Qual è il punto di vista invece di Fondo Impresa, che è un osservatorio che guarda sia le grandi aziende, tra cui quelle che abbiamo sentito e altre, sia anche la dorsale italiana, cioè le piccole e medie imprese. Quindi qual è lo stato di salute sulle competenze, sull'evoluzione delle competenze, e come il fondo approccerà i prossimi 24 mesi, quali sono i temi che metterà sul tavolo, diciamo, per le aziende? Assolutamente interessante tutto quello che ho sentito fino adesso. Maurizio, arrivo subito a rispondere alla tua domanda. È chiaro che il fondo, in particolar modo a partire da marzo 2020, si è trovato di fronte ad una situazione nuova, sostanzialmente, nel senso che chiaramente, un po' di una cosa assolutamente banale e risaputa, l'esperienza Covid è stata sicuramente anche come dire, causa di accelerazione di tutta una serie di processi. Una cosa che abbiamo fatto, convincendo il vigilante all'epoca, è stata proprio la possibilità della trasformazione dell'attività di formazione frontale in teleformazione, con modalità come quella che stiamo utilizzando adesso, insomma, e chiaramente questa cosa, dall'essere una situazione contingente, è diventata per molti una situazione strutturale, tant'è vero che nel Consiglio di amministrazione della prossima settimana andremo a disciplinare, non più in deroga ma in modo strutturale, questa partita. Perché? Perché non è più solo un pezzo di futuro, è un pezzo di presente. È un pezzo di presente che le aziende apprezzano, perché se dobbiamo andare a guardare i numeri che noi vediamo, sostanzialmente la formazione, fra virgolette, fatta con questa modalità si è decuplicata rispetto alle situazioni pre-Covid, in un contesto che vede un aumento sempre comunque graduale delle ore formative finanziate. La nostra spesa formativa anche quest'anno supererà i 260 milioni di euro, e se prendete 260 milioni di euro e lo dividete per 150 euro, che più o meno è il costo orario dell'attività formativa, vi fate un'idea di tutto l'amount di ore che in un modo o nell'altro sono state consumate. Quindi questo è stato un sistema che le imprese hanno apprezzato, in modalità più spesso mista, quindi più spesso blended, e devo dire quindi che in questa linea di tendenza stiamo andando avanti anche con una cosa che abbiamo chiamato conto formazione digitale, che è sostanzialmente un po' un rovesciamento dei, come dire, dei parametri che abbiamo sempre avuto fino adesso, quindi dove a farla da padrone non è più il costo ora docente all'interno del processo amministrativo che diciamo così fa nascere un progetto e la finanziabilità del medesimo, ma è sicuramente il rapporto fra il contenuto, la produzione del contenuto e la fruibilità del contenuto, spesso e volentieri in modalità asincrona. È un lavoro complesso, ci sono qui Poste e TIM, insomma, che credo che sicuramente con i quali spesso ci siamo interfacciati su questa partita, ma è chiaramente un lavoro che non è solo del futuro ma è anche del presente, perché è chiaro che l'ipotesi che il modello di gestione della formazione sia sempre il modello che poi classicamente si incardina in un registro che passa di mano in mano, che raccoglie 402.000 firme, beh, probabilmente è un modello che fa un po' di fatica a essere considerato al pari con i tempi.
È chiaro che hai detto bene tu, Maurizio, il tema è, come dire, mettere insieme e quindi trovare una serie di proposte che incontri la positività della valutazione di poste di team, ma anche delle centinaia di migliaia di aziende italiane. Ma fino ad oggi Fondo Impresa comunque ha più di 200.000 aziende aderenti, ed è inutile che vi dica i soliti dati rispetto alle quantità, media, quanti dipendenti ci sono per azienda e quante sono le dimensioni alle quali ci riferiamo. Qui il fondo sostanzialmente si sta muovendo su due direzioni, e la programmazione che sta andando a fare si muove in questa logica, proprio che deve essere una logica, a ragione Andrea, il più possibile inclusiva, anche perché ci rendiamo conto che tutte le volte che la logica non è inclusiva, la mancata inclusività provoca un danno economico. Voglio fare, anche se magari in questo periodo storico non è particolarmente furbo fare questi paragoni, ma lo dico assumendomi assolutamente la responsabilità della mia informazione, lo vediamo con la vicenda del vaccino. La mancata disponibilità da parte di molti a vaccinarsi sta comportando in alcune nazioni europee un ritorno alle condizioni di prima, è oggettivamente un danno economico. Quindi o riusciamo a fare in modo che tutto quello di cui disponiamo come ricchezze, come positività, sia patrimonio del maggior numero di persone possibile, o andiamo in difficoltà. Ma ci torno fra un secondo. Dicevo che il fondo si sta muovendo sostanzialmente su due direttrici. Una direttrice è la direttrice più avanzata. La direttrice più avanzata è quella che dice che oggi non sei competitivo se non investi in innovazione tecnologica e o digitale di processo e di prodotto. In un modo o nell'altro, se vuoi continuare a lavorare in questo mondo, devi pensare che bisogna passare dall'economia lineare all'economia circolare, proprio perché ci rendiamo conto tutti quanti nel quotidiano che oggi le situazioni del clima, che riparliamo di COP26 e quant'altro, richiedono un'attenzione che probabilmente in passato non abbiamo avuto. Da qui la scelta del fondo di metterci 20 milioni su un avviso, l'avviso 1 2021, e altri 20 milioni su un altro avviso, che è l'avviso 2 2021, e di muoversi in una sorta di modalità revolving, di far sì cioè che questi avvisi possano essere considerati una sorta, come dire, di situazione che perdura, quindi una costante, di modo che l'azienda nel momento in cui fa l'investimento possa avere la possibilità di fare un saving intelligente che possa accompagnare all'investimento tecnologico o di filosofia anche un investimento culturale e formativo che possa avere con Fondo Impresa il suo corretto saving. E questo, diciamo, è una faccia della medaglia. E poi c'è l'altra faccia della medaglia, la faccia della, chiamiamola, dell'inclusività. E su questo, a brevissimo, nel consiglio di amministrazione del prossimo mercoledì, sostanzialmente adotteremo una scheda sul nostro avviso sulle cosiddette competenze di base, perché non possiamo non renderci conto della realtà. Noi abbiamo bisogno di essere assolutamente inclusivi. Tutti i dati OCSE, mi ricordo il PIAC sul numeracy, literacy e competenze digitali, ci sembrano un po' agli ultimi posti della classifica, ma al di là delle classifiche è esperienza del quotidiano di ciascuno di noi che abbiamo bisogno che aumentino le competenze del maggior numero di persone possibile. Da qui l'avviso sulle competenze di base che metteremo a breve e che vuole sostanzialmente, partendo dalle 8 competenze di base che nel 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha evidenziato, da lì vogliamo partire, perché abbiamo bisogno appunto di non lasciare indietro nessuno. Abbiamo bisogno di non lasciare indietro nessuno proprio per essere massimamente competitivi, per far sì che quello che sono capaci di fare le nostre aziende e i nostri lavoratori possa essere costantemente, come dire, un po' il top di gamma. Queste sono le scelte principali che stiamo facendo dal punto di vista della programmazione. C'è poi tutto un altro tema, diciamo, che è in questi giorni molto caldo e che riguarda un po' le cosiddette
politiche attive, e in questo tema molto dipendente, diciamo, dalle scelte che il legislatore andrà a fare nella finanziaria, che proprio in questi giorni arriverà a breve all'esame delle aule parlamentari. Ma questo lo diciamo proprio perché, se volessimo, come dire, e chiudo qui, vi ringrazio del tempo che mi avete dato, dovessimo, come dire, sintetizzare e cristallizzare un po' le aree: da un lato c'è il conto formazione ordinario, quindi l'ordinarietà vissuta dall'azienda nella gestione delle proprie risorse; dall'altro il conto formazione digitale, quindi con la possibilità di lavorare con New Normal, quindi utilizzando queste modalità senza avere paura, perché vi ricordo che oggi in questo paese tutto il tema della formazione digitale è stato sostanzialmente normato in deroga, cioè non si è detto quando la si può fare, si è detto sostanzialmente in questo caso lo puoi fare, ma siccome alla fine stiamo comunque sempre parlando di fondi pubblici, è chiaro che c'è bisogno di coniugare queste, diciamo, queste scelte con tutto quello che è un impianto normativo complessivo. La parte più di base, che serve per portare dentro tutti, per far sì che tutti abbiano le competenze di numeracy, di literacy, di competenze digitali utili per non perdere pezzi, e infine la parte diciamo più avanzata, la parte che dice ok, aiutiamo le aziende ad andare, come dire, a recuperare territori inesplorati rispetto alla formazione, anche perché oggi queste aziende sono assolutamente capaci di farlo. La cosa che mi piace molto fare ogni tanto è leggermi cosa è scritto nei progetti di conto formazione delle nostre aziende, o spesso o di avviso innovazione. Beh, insomma, abbiamo aziende che fanno cose che sono veramente al top di gamma, ed è il compito nostro riuscire ad aiutarle, ad essere sempre massimamente competitive. Grazie, grazie dottor Mauri, mi viene da dire delle good news per le aziende italiane con questi prossimi avvisi che ci hai evidenziato. Ritornando sul tema delle competenze, vorrei far intervenire il dottor Onestini, che dicevo è il direttore della Fondazione Europea per la Formazione Professionale. Il dottor Onestini ha un'esperienza pregressa, un curriculum molto importante in ambito internazionale, è stato vice capo della delegazione dell'Unione Europea in India e Bhutan, ha fatto parte del gruppo che ha sviluppato la proposta per il primo programma europeo dell'apprendimento permanente, oltre ad aver lavorato per varie istituzioni europee. Ecco, quello che vorrei chiedere al dottor Onestini è, ritornando appunto al tema delle competenze, se ci sono dal suo punto di vista dei benchmark o dei best case internazionali che possono essere anche un faro per le nostre aziende e per le istituzioni come Fondo Impresa. Grazie. Grazie, grazie di questa opportunità, e grazie anche agli interventi che mi hanno preceduto, che hanno davvero già illustrato quali sono le domande fondamentali che, però non ne sono i piedi, forse che tutti ci poniamo. Partendo dall'internazionale, la domanda che da dove partire, secondo me, è cosa ci porta all'internazionale, come arricchisce l'internazionale questo dibattito. E qui credo che la risposta sia in parte già stata data, perché i vari interventi precedenti hanno già preso come spunto i quadri di riferimento europeo, non perché questo sia un obbligo, ma perché ormai questa è la realtà nella quale tutti operiamo, quindi sono i riferimenti che ci permettono poi di sviluppare i programmi che sono più pertinenti per le varie realtà. Ma questa capacità anche di avere riferimenti europei ci permette di condividere esperienze e di imparare da esperienze diverse. Noi alla Fondazione Europea per la Formazione lavoriamo soprattutto con i paesi extraeuropei, ma che sono i paesi vicini, i paesi della neighborhood, quindi il Nord Africa, i Balcani e i paesi all'est dell'Unione Europea, e notiamo sempre di più che c'è una convergenza di problematiche, di interessi e una volontà di imparare e condividere queste esperienze, che arricchisce alla fine tutti i partecipanti. Quindi l'internazionale è una spinta
a aumentare, migliorare la qualità della nostra offerta, dei nostri sistemi, e si traduce in vari modi, in variazioni. Abbiamo visto che la Commissione europea, con la nuova agenda per le competenze, la Skills Agenda, ha messo sul tavolo una serie di proposte che stanno generando dibattito e che arriveranno anche a delle proposte più concrete l'anno prossimo, una su tutte i patti per le competenze, una seconda sugli individual learning accounts, su questi portafogli individuali di competenze, a cui è stato accennato in modo diverso anche dagli interventi precedenti, e anche tutta la problematica del riconoscimento delle qualifiche, perché questo è l'altro aspetto che secondo me sottintende molto delle discussioni, molte delle discussioni che abbiamo. Come vengono riconosciute queste competenze? Riconoscere le competenze in modo che siano spendibili al di là dell'ambito in cui sono state acquisite. Quindi è importante avere parametri comparativi per poter lavorare insieme su questo riconoscimento delle qualifiche, e sviluppando una riflessione congiunta su come introdurre anche le nuove competenze, le competenze che vediamo più legate al futuro, tutte le competenze che vediamo legate anche al greening, al futuro dell'economia, come è stato discusso anche ieri qui in questo forum, come queste nuove competenze possono essere riprese a livello di riconoscimento per poterle valorizzare e poterle poi rendere fruibili sul mercato del lavoro. Questo è un aspetto che secondo me deve partire da una riflessione internazionale, perché poi è lì, in questo ambito internazionale, che vengono utilizzate, e il lavoro che viene fatto dalla Commissione europea in questo campo è molto importante. Ultimo punto sull'internazionale, poi vorrei fare qualche riflessione più su come stanno evolvendo i processi decisionali che li sottintendono. L'ultimo punto è sul fatto che l'orizzonte futuro dei programmi europei della formazione e istruzione ha come obiettivo di investire somme importanti per portare la cooperazione europea nel campo della formazione ai livelli della cooperazione europea nel campo accademico, nel campo universitario, da dove è iniziata già più di 30 anni fa, e adesso si sta arrivando a vedere che la formazione, quindi tutto il settore della formazione professionale, è pronto e maturo per beneficiare di interventi sempre più importanti per poter permettere l'internazionalizzazione, aprire le porte alla mobilità con tutte le problematiche che possiamo immaginare, ma con un accompagnamento che può permettere ai partecipanti di arricchirsi e arricchire poi i propri percorsi professionali. Quindi il grande obiettivo di questi programmi a partire da quest'anno per i prossimi 7 anni è davvero focalizzato sulla formazione professionale a livello di partenariato, e vediamo anche nei paesi extraeuropei che c'è una grande voglia di interagire, c'è un grande interesse, una grande voglia di condividere queste esperienze. Poi vorrei fare 2 osservazioni sul fatto che in tutto questo, quando noi come agenzia europea interagiamo con i sistemi paese diverso, dalla Tunisia all'Ucraina, alla Georgia, la domanda che viene posta spesso è su come strutturare riforme dei sistemi educativi formativi, e secondo me quello che è interessante sempre di più è il fatto che si sta affrontando la problematica di chi ha il potere decisionale all'interno di questi processi, e che sempre di più si va verso un decentramento che in Italia nel sistema della formazione conosciamo con i suoi vantaggi e svantaggi, ma un decentramento perché? Perché la realtà è che chi più può preparare la formazione al futuro è chi è vicino alle realtà produttive, lavorative, al mercato del lavoro, quindi bisogna spostare anche la riflessione su quali competenze sviluppare o d'altro a livello più decentrato. Quindi questo decentramento è in atto, lo vediamo in tutti i paesi, e vediamo che si traduce anche ad un'attenzione sempre più forte verso le piccole e medie imprese, come è già stato detto, quindi non ripeterò, e poi verso la capacità individuale di scegliere. E qui il discorso che viene fatto a livello dell'Unione Europea sui portafogli di competenze individuali che si ispirano dalle esperienze di Singapore, di vari paesi che hanno già sperimentato questo, è importante,
e si ricollega anche all'esperienza che abbiamo sentito dalla grande industria italiana, ma la realtà è che la funzione pubblica, il ruolo pubblico ha comunque i due ruoli, sia quello di stimolare la domanda individuale, ma quello di strutturare l'offerta. Ed è qui, secondo me, il nesso su come la strutturazione dell'offerta deve collegarsi alla capacità poi degli individui di scegliere. Come è stato detto, è importante dare valore a questa scelta, quindi dare gli strumenti a chi, soprattutto per la formazione continua, formazione degli adulti, dare gli strumenti di poter scegliere le formazioni più adatte e più propense a riqualificare l'upskilling e il reskilling, ma d'altra parte bisogna fare una riflessione che quindi richiede molto più partenariato pubblico-privato su cosa mettiamo sul braccio della bilancia dell'offerta, su quali corsi e quindi quali corsi riconosciamo, e qui c'è tutto un altro capitolo delle microcredenziali, dei corsi brevi, come li strutturiamo, come li utilizziamo, perché anche la formazione sta passando attraverso quello che forse è il metodo social media, comunque tutto viene un po' atomizzato, poi si ricostituisce, si riprende, quindi bisogna affrontare anche questa problematica, e la questione delle microcredenziali è una di queste che deve essere vista collettivamente, perché poi queste competenze si rimettono nel mercato del lavoro. Quindi per una prima conclusione, mi sembra che la convergenza di tutti questi processi arrivano adesso in un momento in cui mai come adesso abbiamo dei finanziamenti importanti che arrivano, di investimenti, e qui ancora mi sembra che gli investimenti che hanno il potenziale di trasformare il sistema educativo formativo sono veramente finanziamenti collegati alla cooperazione internazionale, quindi per noi riferimento europeo, per i paesi in cui noi operiamo come Fondazione Europea, paesi extraeuropei, i programmi di cooperazione, i programmi delle grandi banche di cooperazione o d'altro, e vediamo quindi che a livello di partenariato questo è il punto di partenza, lavorare insieme per definire quali sono le priorità. Grazie, volevo proprio partire da questo per chiedere un ultimo tweet, diciamo, pochi secondi alle nostre persone che sono intervenute questa mattina. Lei parlava di partenariato pubblico-privato, in Italia siamo di fronte a delle grandi transizioni come il resto del mondo, uno dei temi è la scuola, il mismatch che abbiamo avuto in questi anni tra l'offerta ovviamente che la scuola dà e la domanda che le aziende chiedono nel coprire nell'immediato. Quindi, partendo da Odil, in pochi secondi una tua riflessione proprio su questo mismatch, e qual è il tuo auspicio per chiudere questa tavola rotonda, diciamo, con un tema di ampia prospettiva per i nostri ragazzi. Veramente pochi secondi, chiedo anche agli altri ovviamente poi di intervenire. Sì, allora io spendo il mio voto a favore del pensiero critico, che secondo me andrebbe insegnato nelle scuole, è una forma, come sapete, di pensiero disciplinato intellettualmente, che si propone di arrivare a un giudizio basandolo sui fatti, sull'analisi rigorosa, sul porsi delle domande. La ragione per cui spendo il mio voto per questo è che questi ragazzi si troveranno ad affrontare un mondo che noi non conosciamo, svolgere lavori che non esistono ancora, con tecnologie non ancora inventate, però una cosa la sappiamo, e cioè che gli stiamo lasciando un mondo pieno di problemi da risolvere, che richiederà naturalmente capacità di problem solving, ma forse prima anche la capacità di analizzare in maniera lucida le situazioni e capire in quale direzione andare a cercare le soluzioni. Grazie. Per lei, dottor Scappini? Dottor Scappini, la sentiamo. Ok, ecco. Eccoci. Dunque, allora, ma prima di tutto un pizzico di coraggio in più per analizzare come mai parliamo da tanto tempo di mismatch e forse non abbiamo fatto tutto quello che avremmo potuto fare. Forse ci dovremmo dire con maggiore chiarezza che non ci sono soltanto resistenze culturali, ma anche resistenze di potere. In secondo luogo, ricordo che BCG qualche mese fa ha pubblicato un bel documento in cui si dice che nel 2022 il 27% dei lavoratori svolgeranno delle mansioni inedite, e soprattutto ha scritto che nel 2030 il mismatch sarà di 1 miliardo e 400 milioni a livello globale.
E allora noi aziende dovremmo cercare di parlare un po' di più di lavoro del futuro piuttosto che dei lavori che abbiamo fatto o che stiamo facendo. Poi riprendo quello che ho detto prima, una ricomposizione, una integrazione delle discipline, non questo sapere parcellizzato, una chiara e precoce comprensione dell'impatto che si ha sulla base della scelta degli studi, e ci sono modelli anche su questo. Infine, una battuta, purtroppo non è un mismatch, sono i mismatch, sono le discrepanze, discrepanze di carattere verticale, livello degli studi, di carattere orizzontale, tipologia, altre. Io ne segnalo soltanto una particolarmente sgradevole, quella che chiamiamo discrepanza da arretramento, e cioè il collocare persone con un'alta qualifica in mansioni inferiori, occupando così spazi per altri lavoratori con qualifiche inferiori ma perfettamente coerenti col lavoro che potrebbero fare. Grazie. Grazie dottor Scapini, chiedo anche ad Andrea Lavadio una sua riflessione molto veloce su questo tema. In chiusura sono... Io quoto quello che ha detto Scapini, utilizzo questo tempo soltanto per dire due cose. Ci sono anche altri mismatch che secondo me sono fondamentali, e brucio secondo me l'intervento di Elvio. I due mismatch sono: sulla parte del PNRR ci sono tante buone intenzioni ma non ci sono delle attuazioni coerenti, cioè secondo me i fondi interprofessionali andrebbero assolutamente coinvolti nell'azione di spesa di queste risorse, perché hanno dimostrato in questi anni di essere uno dei veicoli di spesa più efficienti e efficaci. E l'altro è rispetto agli aiuti di Stato, il mismatch è che invece bisogna aiutare lo Stato a capire che se teniamo la formazione ancora come aiuto di Stato ci servirà il 20% di quel miliardo, 2 miliardi che vogliamo mettere sulla formazione delle competenze digitali, e quei 200-400 milioni io sul piatto non li vedo, e quindi rischiamo fra 3 anni di accorgerci che non abbiamo speso semplicemente per un aspetto burocratico, e quindi bisogna fare una grossa riflessione su come togliere gli aiuti di Stato, la formazione dal sistema degli aiuti di Stato. Grazie. Grazie, dottor Lavadio. Elvio, tu concordi con questa riflessione, dottor Lavadio? Sono veramente una... Assolutamente, assolutamente sì. Non solo mi ha bruciato il pezzettino sul mismatch, ma mi ha bruciato anche la parte sugli aiuti di Stato. Noi lo diciamo, Fondo Impresa lo dice da almeno 2 anni in modo strutturale. Oggi è assolutamente irrazionale se diciamo che devi studiare per tutta la vita anche quando lavori, andare a penalizzare le aziende e i lavoratori che fanno questa cosa, con tutta una serie di processi che costano allo Stato, che costano agli operatori come i fondi interprofessionali, che costano alle aziende. È arrivato il momento di dire che l'aiuto di Stato alla formazione non si deve considerare un aiuto di Stato, anzi, ottimo lo Stato che mette soldi suoi per far sì che le aziende e i lavoratori crescano. Gli altri 10 secondi che spero di avere a Maurizio li dico per ridire però una cosa che mi sta troppo a cuore. Abolire il mismatch vuol dire avvicinare de facto sul serio, anche in termini di linguaggio, l'impresa al lavoratore. Noi abbiamo fatto una sperimentazione lavorando su occupandi che poi sono diventati occupati. Il governo ci ha dimostrato attenzione, ci sta dimostrando attenzione in questa finanziaria, riconoscendoci un ruolo per la formazione dei cassi integrati. Noi vorremmo avere questo ruolo anche per la formazione degli occupandi, che siano essi inoccupati o disoccupati, perché pensiamo di essere in grado di ridurre il più possibile il gap fra l'azienda e il potenziale lavoratore. Questa è una buonissima notizia che ci dà il dottor Mauri. L'ultima battuta, dottor Onestini, in parte l'ha già detto, insomma, nella sua chiusura, se vuole aggiungere qualche pezzettino molto velocemente. Per completare in 2 parole, per dire che mi sembra che una tappa futura sia anche quella di dare più potere decisionale ai centri di formazione d'eccellenza. Ne abbiamo di eccellenze sparse in tutti i paesi, perché questi sono i centri che hanno più il polso anche dell'evoluzione. Quindi noi come Fondazione Europea abbiamo
lanciato un paio d'anni fa questa rete dei centri d'eccellenza di formazione, abbiamo più di 230 centri in 30 paesi e partendo da queste eccellenze che poi non sono contraddittorie con l'inclusione ma anzi portano l'inclusione al centro anche del proprio lavoro, credo che abbiamo un'altra pista per poter recuperare un po' i ritardi che abbiamo a volte visto nella formazione. Grazie, grazie a tutte le persone che sono intervenute qui questa mattina, ringrazio anche per la sintesi su un tema così complesso da tenere in pochi minuti, ma penso che siamo riusciti a mettere dei tassellini per fare delle ulteriori riflessioni e da parte mia buona continuazione di festival.